Bentrovati tutti i nostri amici ascoltatori, siete su Saiuz Web Network, questo è Spazio Aperto in compagnia di Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Bene, salutiamo Rosario Moreno, la regia centrale di Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Bentrovato. Rosario. E passiamo la linea subito a Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net, per gli ultimi aggiornamenti. Di seguito introdurremo i nostri ospiti, sono Federico Manni e il dottor Giovanni Malcarne, portavoce del Comitato Spontaneo Voce dell'Ulivo, che sta seguendo molto da vicino, direi, il problema gravissimo che la xylella fastidiosa sta creando in terra salentina, determinando la moria di un vastissimo numero di albero di ulivo. Passiamo subito la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti e ci sentiamo fra qualche minuto. A te Massimo. Sì, buongiorno da Venezia, sono 18:39, un saluto alla regia centrale Rosario Moreno, un saluto a voi Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Dunque, subito la notizia che emerge, come dire, in primo piano, parliamo di Salvini che è stato contestato. Dunque, Matteo Salvini è stato contestato durante il suo comizio a Livorno. Ci sono stati dei lanci di uova e pomodori in modo anche abbastanza intenso e contro appunto il leader della Lega, questo partito di destra fascista. E già al suo arrivo un gruppo di contestatori aveva mostrato striscioni e gridato slogan come Salvini fascista, Livorno non ti vuole. Il segretario del Carroccio, che comunque non è stato colpito, ha replicato: ringrazio da Livorno Democratica, diamo una lezione di democrazia a questi sfigati. Ripeto queste parole grezze, sono appunto, le riporto pari pari come l'ha dette appunto questo Salvini. I contestatori sono i nuovi squadristi, altro che 25 aprile, ha aggiunto Salvini. Poi sull'immigrazione, in un tweet, Renzi continua ad armi dello sciacallo, taccia il becchino incapace. Recordam di morti e di sbarchi. Queste dunque le parole riportate, le parole di Salvini riportate. Va bene, vi do un attimo una breve rassegna stampa della homepage di pianetaoggitv.net. Dunque, in primo piano, tutte le ultime notizie per quanto riguarda l'omicidio del nostro amico in primis, poi collega giornalista, collaboratore di Antimafia 2000 e quindi di pianetaoggitv.net, Pablo Medina. Abbiamo tutte le ultime notizie perché ci sono degli aggiornamenti. Vi invito quindi a cliccare dopo la trasmissione su pianetaoggitv.net e lì trovate il tutto. Dunque, poi ci sono dei comunicati stampa anche dal centro Italia, da Montepulciano. Come sapete, noi siamo presenti tramite anche la Teleidea e diamo quindi un'informazione anche in quella zona. Ricordo la biblioteca archivio Piero Calamandrei di Montepulciano per il 25 aprile e il 70° della Liberazione, una mostra e nuove pubblicazioni, molto interessante da andare a vedere. Poi abbiamo il ricordo di Edoardo Galeano, l'America Latina piange e gli rende omaggio. Poi alla fine abbiamo il settimanale Pianeta Oggi Report, condotto dal sottoscritto, nel corso del quale potete assistere ad un'intervista esclusiva all'autore della nota trasmissione Report, Michele Buono. A seguire poi ci sarà anche un'intervista a un noto giornalista della RAI, Italo Moretti, che sicuramente ricorderete, un volto noto ai telegiornali, in modo particolare al TG2 Studio Aperto al TG3, quando poi era diventato direttore TG3. C'è anche il video della Madonnina che è apparsa al santuario di Caule, video che è stato realizzato in collaborazione con Paolo Gavasso, direttore artistico dell'emittente radiofonica di Fontana Fredda. Detto questo, vi do anche un flash. Come sapete, noi abbiamo trattato anche quell'argomento un po', come dire, scottante, ma che comunque fa pensare.
perché riguarda tutti, il discorso, l'argomento, il tema delle scie chimiche. Bene, da 24 ore che sono state ancora realizzate queste scie chimiche sopra i cieli del nord-est, poi non so se da voi in Sud Italia le avete avvistate questa mattina, con le stesse caratteristiche che non sto qua adesso a ripetere perché sennò dovremmo fare una trasmissione solo su quello, e naturalmente sempre prima che arrivi una perturbazione. Mi ricordo per qualsiasi informazione potete fare una ricerca su internet, scrivendo su Google presidio stop scie chimiche di Pordenone, che loro hanno documentato il tutto. In effetti, per coloro che hanno ancora il coraggio di dire che è una bufala, devono aggiornarsi perché sono state c'è diversa documentazione, scusate, ma è un po' la stanchezza di oggi. C'è diversa documentazione che parla chiaro, sono state fatte delle interrogazioni parlamentari che non sono andate a buon fine perché non c'è la risposta poi di ritorno, e inoltre ci sono state anche delle minacce di morte a tutti coloro, anche a politici, ricordo ad esempio la giunta di Fontanafreda per aver realizzato dei convegni su questo argomento. Quindi il discorso per noi giornalisti merita di essere approfondito, per quanto anche recentemente, proprio su un corso di formazione, qualcuno ha avuto il coraggio di dire che non è vero che sono delle bufale, e invece bisogna dire ai giornalisti che queste scie chimiche ci sono dei documenti, e quindi tutto quello che è successo attorno a questo argomento va approfondito, appunto perché siamo dei giornalisti. 18:45, linea dunque a Bari per il proseguo della conduzione. Noi ci sentiamo alle ore 22 con la trasmissione Osservatorio Antimafia per degli eventuali aggiornamenti. Buonasera da Venezia. Grazie Massimo per le informazioni che ci passi, e naturalmente introduciamo subito i nostri ospiti, ripeto Federico Manni e il dottor Giovanni Malcarne del Comitato Spontaneo Voce dell'Ulivo. Ben trovati. Grazie, buonasera. Buonasera a voi. Poi. Buonasera. Siamo naturalmente felici di avervi ospiti della trasmissione perché, come ci siamo detti durante il nostro precedente incontro, questa è una situazione che desideriamo monitorare attentamente, perché quanto sta avvenendo è di una gravità, insomma, va a colpire il comparto, forse il più importante comparto produttivo del Sud Italia, e oserei dire nazionale, perché l'agroalimentare, ripeto ancora una volta, è l'unico che ancora tira, per cui. E si parla soprattutto di un settore che ha già enormi difficoltà, l'agricoltura non vede molti sostegni e opere di rinforzo, nel senso che non c'è appoggio da parte delle istituzioni verso chi si occupa della coltivazione. Per cui dall'ultima volta ci sono state diverse iniziative portate avanti proprio dal vostro comitato, partendo dalle Buone Pratiche Day, che si è tenuto il 16 aprile, se non erro, correggetemi se sbaglio. Sì, 16 aprile. 16 aprile. 16 aprile, quindi è stato un percorso fatto Non si è tenuto il 16 aprile, però sta continuando tuttora in tutti i comuni del Salento. Sì, è partito, ma è partito come appunto iniziativa che coinvolge tutte le aree salentine colpite da xylella. Vogliamo un attimo ricordare ai nostri ascoltatori queste buone pratiche in cosa consistono, perché sono partiti 500 trattori, se non erro? Sì. Di fatto si tratta di spalciature e arature sui terreni che normalmente venivano fatte nel periodo di maggio, invece in questa situazione che stiamo vivendo abbiamo cercato di dare una spinta per cercare di anticiparle, e ci stiamo riuscendo, anticiparle di un mese, perché in questo periodo teniamo l'insetto vettore, lo stadio giovanile di questo insetto vettore che è sulle erbe spontanee. E quindi la trinciatura o la radura dei terreni consente, diciamo, di distruggere l'insetto vettore senza l'utilizzo di fitofarmaci in genere. E quindi questo è stato fondamentale per far capire a tutti gli agricoltori e anche agli amministratori diciamo, degli enti locali che bisognava intervenire anticipando appunto di un mese. Infatti noi il Buone Pratiche Day l'abbiamo distinto, diciamo, in due manifestazioni parallele, però orientate a un pubblico poco diverso. 100 trattori per 100 comuni era un appello ai controtersisti, ai proprietari di mezzi agricoli in generale del Salento, che per dare una giornata gratuita di spalcio, di aratura,
presso le aziende agricole, presso i proprietari che su purtroppo aree su aree private, che per un motivo o per l'altro non potevano permettersi queste buone pratiche. Mentre i sindaci in campo e l'appello ad amministrazioni pubbliche, quindi ANAS, consorzi di bonifica, per la manutenzione del territorio, quindi lo sfalcio e la pulizia delle aree pubbliche. Dall'ultima volta che ci siamo sentiti è cambiato qualcosa nei vostri rapporti con le istituzioni? Intendo dire, avete ricevuto qualche risposta un po' più convincente dei servizi malinconici che vengono mandati in onda sui vari TG? Allora, la risposta, innanzitutto abbiamo riscontrato che qualcosa si è svegliato. Le istituzioni sicuramente sono oggi più sensibili al problema, hanno preso coscienza che la situazione è grave, e in particolar modo con l'ultima iniziativa che ha ricevuto il plauso ormai a 360 gradi, quindi da parte di tutti, Chiesa compresa, il ministro, in modo particolare, siamo riusciti ad ottenere quel risultato mediatico e quindi anche, credo, concreto. Lo vedremo comunque nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, di aggredire veramente il problema che stiamo vivendo. Bene. Quindi qualcosa, diciamo, di positivo ancora sulla carta, si sta avendo. I risultati anche delle nostre iniziative hanno avuto un grande successo. Siamo riusciti di fatto a concentrare le positività del settore e canalizzarle a favore, diciamo, dell'intervento sul territorio. Questo è stato apprezzato dalle istituzioni, fermo restando che saremo guardinghi perché abbiamo le elezioni regionali nei prossimi giorni, quindi sicuramente staremo attenti a non essere strumentalizzati. Li abbiamo in qualche modo avvisati, ma credo che sanno a cosa vanno incontro se tentano diciamo di strumentalizzare il nostro movimento, il nostro comitato, che tra l'altro da pochissimi giorni è un'alleanza di produttori, ha cambiato forma e oggi è un'alleanza di produttori voce dell'Ulivo. Ecco, difatti appunto voi vi siete costituiti, vi siete dati comunque una forma giuridica precisa a questo punto. Credo che questo sia stato reso necessario proprio dalla gravità e dalla vastità del problema. Ecco, io faccio sempre riferimento a quella che è stata la nostra ultima conversazione per capire che tipo di evoluzioni ci sono state, naturalmente. Ora, rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, le aree di interesse sono cambiate? Si sono estese o sono rimaste le stesse? Le aree di interesse sono grosso modo le stesse, e noi ci aspettiamo che aumentino in modo esponenziale subito dopo l'estate, sì. Perché diciamo in questa fase l'espansione che c'è stata rimarrà più o meno quella finché non ci sarà di nuovo l'insetto vettore nuovo, diciamo, che si infetterà e contribuirà a propagare l'infezione lungo il territorio. Sicuramente l'allert è enorme sulla zona di Veglie e sulla zona di Oria, che sono le vie di fuga verso il nord del batterio. Quindi diciamo anche le istituzioni stanno cercando di concentrare le forze per togliere qualche pianta in quella zona che è infetta e che funge da serbatoio di inoculo del batterio. Non nascondiamo che si stanno avendo pure un po' di problemi, diciamo, dalle associazioni ambientaliste, che la cosa peggiore è che ancora pensano che non esiste di fatto il batterio, mentre purtroppo noi agricoltori, che siamo gli unici ad andare in campagna, lo vediamo ogni giorno l'avanzata sui nostri alberi, ovviamente. No, aspetta un momento, Giovanni, questo discorso non mi è chiaro, cioè mi sta dicendo che le varie leghe ambientaliste neghino la presenza della xylella? Non leghe, perché c'è Lega Ambiente, diciamo associazioni ambientaliste estemporanee. Sì, parliamo di associazioni varie, sì. Mi interessa più che altro, e credo interessi anche a chi ascolta, comprendere in che termini, cioè voglio dire, ci sono centinaia di piante che sono morte, allora, centinaia, mi pare 200 che debbano essere eradicate nel solo comune di Veglie, se non erro. Sì.
Sì. Allora, cos'è che negano? Allora, innanzitutto negano che esiste la xylella. Molti di questi, anzi tutti, dicono che di fatto la xylella non esiste e il fenomeno di seccamento è frutto soltanto di fantasie della Monsanto, tanto per intenderci. Il risultato è che continuano a morire gli alberi, la scienza ufficiale, con anche i rapporti dell'EFSA, parlano chiaro che il problema è attribuibile principalmente a xylella, e quindi oggi ci troviamo che nella fascia di eradicazione, che dove di fatto si dovranno eradicare solo le piante infette, questo è un sacrificio che secondo noi in qualche modo dovrà essere fatto, perché se c'è una possibilità di fermare il batterio, la fuga del batterio verso il nord, lo si può ottenere questa possibilità soltanto sradicando quelle piante che comunque non saranno produttive. È diverso nella nostra zona, nella zona più a sud, nella zona infetta, dove di fatto ormai la comunità europea ha capito che si tratta di una zona di insediamento, cioè una zona dove di fatto il batterio esiste ed è ineradicabile. Quindi in questa situazione è ovvio che lo sradicamento degli alberi è impensabile e tecnicamente inapplicabile, ma nelle fasce è un po' come avere un dito in cancrena, cioè voglio dire, uno non può rischiare la vita per il dito. Normalmente in modo razionale e utilizzando un po' di buon senso toglie il dito. Purtroppo ci troviamo di fronte a questa situazione, e per avere anche l'1% di possibilità di arginare il fenomeno, credo che va corso il rischio di aver sradicato 3.000 piante, 4.000 piante senza aver ottenuto il risultato finale. Però per questo ci sono, diciamo, i negazionisti, che forse è quello il termine ancora più giusto, più corretto, che stanno ostacolando qualsiasi tipo di operazione, ma perché ritengono che il problema non esiste, c'è solo qualche rametto secco, questo è quello che vanno dicendo. Addirittura qualcuno ha detto che è peccato, la sputacchina non bisogna rovinarla, è un patrimonio anche quello. Quindi arriviamo a estremismi assurdi che stanno complicando anche l'azione delle istituzioni sul territorio. Hanno trovato sponda in una ONG che ha chiesto un parere all'Unione Europea, e appunto l'Unione Europea attraverso l'EFSA ha risposto che quello che dicono, citando video fatti da YouTube di misteriose quanto strane, anzi miracolose guarigioni di alberi, che non è nulla vero, il problema c'è, è forte e non è ancora risolto. Vabbè, rimane d'intesa che naturalmente sarebbe interessante ascoltare anche la loro opinione, e ovviamente se sono in ascolto li invitiamo a motivare le loro affermazioni, perché purtroppo il riscontro di quello che sta avvenendo è sotto gli occhi di tutti. Tra l'altro è di qualche giorno fa la notizia che sia stato addirittura individuato un caso di xylella in Francia, proprio la Francia che aveva messo sull'embargo nei confronti dei prodotti pugliesi, proprio per evitare che anche nel loro paese arrivasse questo flagello, oserei definirlo, è stata invece poi oggetto appunto di questo riscontro. Cioè pare che, correggetemi sempre se sbaglio, che una pianta di caffè sia stata vettore della xylella anche oltre Alpe. Quindi il pericolo è proprio che si possa spargere a macchia d'olio, si possa diffondere, scusate, a macchia d'olio questo problema. Voi avete delle notizie in merito a questo ritrovamento, insomma, di xylella in Francia? Quello che si sa di fatto sui giornali, sulla stampa, è stata trovata questa pianta proveniente dal Costa Rica via Rotterdam. Ma questo è il 13° caso di partite, perché l'hanno rintracciata attraverso un sistema di rintracciabilità delle piante ornamentali entrate attraverso l'Olanda. Sono 13 casi da ottobre ad oggi, a differenza che prima di questo periodo non erano state mai rintracciate piante con xylella, ma perché di fatto i controlli non erano mai stati fatti. Questo la dice lunga sul problema che stiamo vivendo come italiani, perché voglio ricordare che l'Italia viene di fatto distrutta
da questo sistema comunitario, non solo nei prodotti agricoli, che è un altro batterio di fatto che distrugge le aziende, le nicchie italiane, le peculiarità delle aziende italiane. In più ci sono le fitopatie, come appunto la xylella fastidiosa, che distrugge i territori. Tra l'altro è stata ritrovata anche la xylella sul rosmarino e sul mirto in questi ultimi giorni, quindi fa capire qual è la gravità della situazione. E comunque la precisazione che va fatta su questo batterio, al di là degli effetti sugli alberi, che di per sé il fatto che è un batterio da quarantena e quindi che non c'è cura, questo significa per questo batterio che può subire una mutazione ogni 15 anni, quindi un batterio che oggi non colpisce una pianta ma domani la può colpire, già di per sé è un fatto gravissimo e che deve dare l'allerta diciamo a tutta la, diciamo, la comunità europea. Speriamo che in qualche modo diciamo, le istituzioni comunitarie prendano sul serio fino in fondo questa storia, perché ne vedremo se non delle belle o delle frutte, non solo in Italia ma anche nel resto dei paesi comunitari. Giovanni, ragazzi, a me viene una considerazione da fare. Intanto credo che il periodo della riproduzione del vettore debba essere, diciamo, utilizzato perché il contagio venga bloccato, come dicevate voi prima, e cioè rimuovendo la parte infettata e facendo delle buone pratiche di pulizia, magari eradicando gli alberi che sono ormai compromessi, forse nella prossima tornata qualcosa si riesce a fare. Ma una domanda che mi viene spontanea è: come mai ora? Come mai adesso avviene questo tipo di questo problema? Noi abbiamo dei contatti con Costa Rica, Sud America, credo da sempre. Come mai in questo momento, e proprio ora, in questa parte del Sud Europa è avvenuta questa collocazione, questa infezione? Ve lo siete chiesti? E perché? Perché proprio... Qualche fondamento a livello storico si può trovare nel fatto che la prima infezione è avvenuta nell'area del Gallipolino. E noi, attraverso delle nostre ricerche con Street View molto semplici, ci siamo accorti che già dal 2008 su alcune piante si vedeva segnali di disseccamento. Quindi probabilmente, siamo sempre nell'arco delle probabilità, non possiamo dire nulla di provato, scientifico, probabilmente Xylella c'era già dal, non so, qualche anno prima, nel 2008, quindi 2006-2005, probabilmente. Nell'area del Gallipolino, nell'area di Taviano e Gallipoli, era un'area dove c'erano molti e ci sono ancora molti vivai, e dove si produceva ciò che si vendeva. Quando invece c'è stata la crisi del settore florovivaistico, si è importato tanto dal Costa Rica e anche da altre nazioni. Quindi, diciamo, con la globalizzazione potrebbe andare a spiegare l'arco temporale della presenza di Xylella qui, però siamo sempre nella probabilità più nera. Ma questa cosa porta, io ripeto, mi viene fuori un'altra considerazione. Il Costa Rica, Sud America, dove è endemica la presenza di questa xylella, dovrebbero sicuramente aver formato gli anticorpi. Non credo che tutto il Costa Rica è privo di verde, cioè avranno trovato, credo, una soluzione per ovviare a questa infezione. Avete contato questo? No, è semplice, sulla pianta di caffè è asintomatica, quindi non dà problemi di disseccamento. Quindi molte piante ornamentali, la xylella è asintomatica, quindi quando vengono coltivate e esportate, se non si fanno delle analisi specifiche sull'apparato vegetale fogliare, non si riesce a capire se c'è xylella. Ma in più c'è un altro problema, che noi negli ultimi anni nelle zone nostre le temperature invernali sono anche parecchio alte, noi arriviamo ad avere 30 gradi anche l'inverno. Quindi siamo quasi verso un clima tropicale, come di fatto lo è nel Costa Rica, perché questo è un batterio tropicale. E quindi probabilmente la concomitanza dell'importazione delle piante ornamentali, perché i vivai prima piantavano dal seme
e si arrivava alla piantina. Oggi direttamente comprano la piantina, la tengono un giorno, due giorni, dieci giorni e viene rivenduta. Commercio. È un po' quello che succede anche con i prodotti agricoli, eh? Cioè i pomodori si comprano dalla Cina e si rivendono in Italia. Il formaggio, la fotocopia o la brutta copia del parmigiano viene importato e viene venduto come parmigiano. I prosciutti è la stessa cosa. Molti dei prosciutti, già al periodo dell'università, quindi un bel po' di anni fa, si sapeva che molti cosce dell'est arrivavano in Italia e poi venivano vendute come prosciutti italiani. Quindi è un problema che il batterio Xylella fastidiosa in Italia, ce ne sono tanti batteri di diverso tipo, ma noi siamo di fatto sfiancati da un sistema europeo che non funziona e non ci tutela. Ci hanno fatto digerire come buona cosa la globalizzazione, invece di fatto è stato un accordo di quattro multinazionali a livello mondiale, di quattro poli diciamo finanziari che stanno dettando legge su tutto il pianeta di fatto. Infatti questo è un discorso che mi trova parecchio, parecchio sensibile, Giovanni Federico, perché sì, probabilmente non ci sarà diciamo l'intenzionalità immediata e diretta di una certa multinazionale, ma io non posso fare a meno di considerare l'interesse che le multinazionali traggono da queste situazioni di crisi. Oltretutto approfittano di un sistema, come diceva giustamente lei dottor Malcarne, di un sistema che non tutela la nazione, non tutela il cittadino, perché se una pianta di caffè infetta è giunta da Rotterdam, vuol dire che le maglie sono troppo larghe. Ancora una volta la sollecitazione a effettuare controlli seri, appiti, mirati, perché ormai sappiamo che il problema esiste, per cui non so cosa ancora si debba aspettare prima che si mettano in atto non solo le buone pratiche agricole, cosa che voi state già facendo, ma soprattutto le buone pratiche di controllo, perché se dalla frontiera passa di tutto è difficile che poi si possa contenere il problema. Il problema è destinato solo ad aumentare e non sarà un embargo contro i prodotti pugliesi, nella fattispecie salentini, a bloccare il problema. Questo è soltanto così un rimedio dell'ultimo secondo per tentare di porre rimedio, ma non è la soluzione. La soluzione deve essere probabilmente più a monte, più come dire, specifica, cioè il problema è il controllo, quindi al diavolo gli interessi delle multinazionali, perdonatemi se uso questa espressione, ma noi come cittadini pugliesi, italiani, europei, dobbiamo pretendere questa tutela, perché non sarà né la Monsanto né qualunque altra multinazionale a pretendere di metterci in ginocchio, perché voglio dire, forse ecco, a livello nazionale non riusciamo a dimostrare un grandissimo orgoglio, però tentiamo almeno di metterlo in atto in questo momento. Stiamo subendo un'aggressione, ragazzi, questo credo che sia abbastanza evidente, per cui bisogna assolutamente reagire, e io invito i nostri ascoltatori a partecipare al programma con domande e opinioni. Vi sollecito a farlo perché, ripeto, è un problema che riguarda tutta la nazione. Potete farlo sulla chat di Science Web Network o chiamando lo 04 22 16 26 622. Tornando alle vostre iniziative, un comunicato stampa vostro ultimo del 20 di aprile ci ha informati di una vostra interessantissima proposta, che è un Getsemani in Salento. Sostanzialmente voi proponete di raccogliere in un parco di biodiversità tutte le specie di ulivo e tentare in questo parco non solo di come dire, mettere a conoscenza del vastissimo pubblico le tante peculiarità delle varie piante esistenti, ma soprattutto tentare di effettuare degli studi sulla pianta, quindi in loco, che consentano di trovare un rimedio contro la xylella. Come è articolato questo vostro progetto? E questo di fatto è un progetto che lo stiamo già curando da un paio di mesi. Diciamo si colloca all'interno di un'area innanzitutto infetta, che si trova sulla zona di Gallipoli, parliamo di circa 160 ettari,
dove il proprietario ha già dato la disponibilità per questo tipo di sperimentazione e ha trovato, diciamo, un'unità di intenti e un plauso da parte di tutte le parti politiche. Stiamo giornalmente interloquendo appunto con le parti per capire in che modo e soprattutto il tempo necessario per attuare questo progetto. Di fatto ci sono circa 1500 varietà in tutto il mondo, che sono divise su 4 collezioni del germoplasma. Ne abbiamo una in Italia, Cordoba, Marocco e Tunisia. Ci sono già dei contatti e già delle disponibilità, in particolar modo quella di Cordoba, a dare diciamo, delle piante di queste varietà che hanno in possesso. Lo scopo è sicuramente quello di garantire un futuro non soltanto al Salento, perché anche in queste piante ci dovranno essere i diversi cloni di varietà autoctone che sono presenti nel nostro territorio, che è l'Ogliarola e la Cellina di Nardò, anche perché è una varietà eccellente che tra l'altro proprio in quest'anno sta facendo vincere una miriade di premi agli oli salentini. E quindi vogliamo cercare di trovare la soluzione anche alle nostre piante. In più cercare di dare un futuro certo all'olivicoltura mondiale, anche perché questo ci è stato anche chiesto dalla politica, ma anche da imprenditori dell'estero, anche perché per quanto mi riguarda sono un olivicoltore o che è italiano o che è spagnolo o che è tunisino, per quanto mi riguarda ha lo stesso valore e alla stessa funzione. Non è che perché l'albero ti dico è italiano ritengo che sia l'olivicoltore italiano migliore di uno estero, quindi va tutelata l'olivicoltura internazionale. Ci siamo posti questo problema, abbiamo fatto centro, dobbiamo dirlo, abbiamo trovato tutti d'accordo e questo è già un buon segno, perché generalmente riuscire a tenere insieme la parte politica sinistra con quella di destra è cosa impossibile, se non perché ci sono interessi magari grossi, ma in queste cose non si era mai visto. Quindi abbiamo anche richieste di ampliare questo progetto facendo dei parchi all'interno con dei percorsi guidati, anche perché sarebbe l'unico posto al mondo dove si può testare, avere e vedere 1500 varietà, quindi sarebbe un parco delle biodiversità più grande al mondo. Facendo poi riferimento alla notizia del ritrovamento della xylella in Francia, capiamo come tutto il bacino del Mediterraneo, come abbiamo sempre detto, è interessato, potrebbe essere interessato proprio a xylella. Quindi, come diceva già Giovanni, è un progetto che salvaguarderà tutta l'olivicoltura, io oserei dire anche mondiale. Infatti l'obiettivo deve essere proprio questo, nel senso che fate molto bene, credo, a aprirvi, nel senso che non tenete il problema chiuso in Salento, quindi non siete ripiegati su voi stessi, ecco, questo voglio dire. È importante riuscire a portare a conoscenza quante più persone possibile questo tipo di problema, perché presto o tardi potrebbe coinvolgere anche la Toscana, dove c'è un'altra grandissima produzione di olio d'oliva, e quindi se la xylella dovesse avere vita facile, per cui dovesse essere possibile per lei una grande diffusione, tutto il comparto olivicolo italiano ne risentirebbe in modo pesantissimo, fino ad allargarsi a naturalmente le altre nazioni europee o mediterranee, perché come giustamente citavate voi poc'anzi, la Tunisia o Marocco sono altre terre di produzione d'olio d'oliva, per cui magari qualità organolettica è diversa perché il terreno è diverso, l'aria è diversa, ma comunque le diversità fanno la bellezza, per cui anche in quelle terre va preservata la coltivazione delle olive e quindi delle... È ovvio che il primo aspetto di questo progetto è la salvaguardia dell'ambiente, la tutela del territorio. Assolutamente. È un Salento... ma anche una Toscana o una Tunisia, per parlare di un paese extracomunitario, la morte, diciamo, dell'albero di olivo equivalrebbe a un deserto, quindi cambierebbe completamente i connotati di una terra. Sì. Vorrei fare l'ultima osservazione, domanda: vi risulta se il nostro paese ha bloccato le importazioni dai paesi del Sud America o dal Costa Rica, così come la Francia ha fatto con noi?
Un'altra domanda di riserva non c'era. Non credo. Quindi no, va bene. E allora vuol dire che dovremmo essere forse noi anche acquirenti a imparare qualche cosina da questa esperienza che purtroppo stiamo vivendo in Puglia, state vivendo nel Salento in modo davvero pesante, perché i danni saranno ingenti, magari non nell'immediato, ma fra qualche tempo temo che si cominceranno a vedere. Dobbiamo smetterla forse di comprare tutto quello che arriva dall'estero e cominciare a comprare un po' di più a chilometro zero, filiera corta. La filiera corta lo stiamo, già facendo da parecchio tempo, quindi invitiamo anche gli altri a farlo e a usare i propri sensi per valutare un prodotto, perché la miglior difesa di un prodotto di nicchia, di un prodotto di qualità, è allenare i propri sensi. Non ci sono leggi, non ci sono regolamenti, non ci sono analisi che tengano, perché un prodotto di qualità come un olio extravergine di alta qualità viene sentito a 100 km di distanza, quindi non, come anche un prosciutto, come anche qualsiasi una mozzarella, una burrata e così via. I prodotti alimentari di qualità si riconoscono, dobbiamo soltanto educare i nostri figli, ed è in modo semplice, è facile anche come gioco, bisogna solo metterci un po' più di attenzione e di passione nelle cose, ed è l'unico strumento per difendere non le nostre aziende, il nostro territorio, perché ne va principalmente il nostro territorio. E quindi noi stessi, perché nel momento in cui viene minato il nostro territorio, inevitabilmente miniamo la nostra stessa esistenza. Per cui, bene ragazzi, io vi devo salutare, vi ringrazio naturalmente per essere stati i nostri ospiti. Rimane d'intesa che ci sentiremo in futuro per continuare a monitorare questa situazione e gli sviluppi che ci saranno. Speriamo di poter dare presto. Continuate a fare. E vi auguriamo buon lavoro naturalmente. Sulla Voce dell'Ulivo, sul profilo Facebook Voce dell'Ulivo, comunque ci saranno giornalmente comunicati e gli aggiornamenti diciamo sull'evoluzione di questo progetto. Perfetto, invitiamo gli ascoltatori naturalmente a visitare la pagina Facebook e ad essere attivi e partecipi, perché ripeto, ci riguarda tutti quanti, questo problema riguarda tutti. Grazie al dottor Gianni Malcarne, grazie a Federico Manni, portavoce del comitato Voce dell'Ulivo, e a presto, buon lavoro. Arrivederci. Grazie anche per voi. Arrivederci. Grazie. Ormai non è il caso. Bene, dopo quest'attimo di pausa, Antonella, io sono qua. Ok. Sì, ci siamo persi per qualche secondo. Sì, siamo persi per qualche secondo, allora vado con l'altro allora ospite. Allora penso che se non ci sono aggiornamenti da Massimo Bonella, come credo, possiamo dire il nostro secondo ospite, che è Giovanni Bongiovanni, direttore della Funima International. Ricordiamo, la Funima International è una onlus che si occupa. Ce l'abbiamo già, Rosario? Sì, è già con noi. Ah, ecco, allora non mi dilungo io, preferisco far parlare Giovanni. Benvenuto a Giovanni Bongiovanni. Buonasera, salve a tutti. Ciao Giovanni. Ho un ritorno di voce. Sì, è già con noi. Oh. Pronto? Ci senti? Sì, ho le due voci in... Per caso, Giovanni, stai ascoltando lo streaming anche? Sì, un secondo che adesso sì. Verifico, scusatemi. Sì. No, fai pure con calma. Giovanni, stai ascoltando lo... Pronto? Adesso non dovresti averlo più il ritorno. Sì, ho collegato tutto per bene. Grazie. Perfetto. Allora, dicevamo, Giovanni, sei il direttore della Funima International, mi stavo azzardando io a dare informazioni sulle attività della Funima, ma ritengo opportuno sia tu a farlo. Prego Giovanni. Ma tu ci conosci benissimo, quindi vabbè, sì, sicuramente ma bravo a parlare di noi. No, semplicemente, beh, intanto vi ringrazio per averci invitato a parlare. Sicuramente molte persone che ci ascoltano già ci avranno sentito, ma genericamente per chi diciamo è la prima volta che mi ascolta, io posso dire che la nostra è un'organizzazione onlus,
un'organizzazione che realizza dei progetti di carattere umanitario e di solidarietà in diverse zone del mondo. È un'associazione relativamente giovane, quindi anche se quest'anno abbiamo nel 2015, proprio noi siamo nati nel 2005, quindi compiamo 10 anni di età. Quindi allora, è un momento importante, è un momento forse anche di bilanci questo, perché sì, di solito sì, sì, le cifre tonde inducono a un momento di riflessione sulla propria attività. E infatti è quello che stiamo facendo ed è quello che abbiamo fatto in quest'anno. Questi 10 anni di attività sono stati lunghi e intensi allo stesso tempo, perché l'associazione in un primo momento è partita, diciamo, da lontano, quindi lavorando in territori come l'Argentina, come il Latino America principalmente, questo all'inizio moltissimo, e ancora oggi si porta avanti quello che ha iniziato allora. Quindi noi ricordo che allora gestivamo, abbiamo iniziato gestendo alcuni centri nella cordigliera delle Ande argentine che fornivano assistenza di primo soccorso ai bambini soprattutto. Questo è il nostro target, il target a cui ci rivolgiamo è sempre quello dell'infanzia, è sempre stato così e ancora oggi dopo 10 anni è quello che ci stiamo portando avanti, è questo. E ancora oggi continuiamo nella gestione di alcuni di questi centri che appoggiamo da qui, da lontano, dall'Italia, raccogliendo dei fondi e inviando del personale volontario in questi centri che fungono praticamente da centri di aggregazione per questi villaggi sperduti nelle Ande, dove beni di primo soccorso come l'alimentazione, come l'assistenza sanitaria, come attività anche di scuola e di doposcuola non sarebbero mai giunti se non grazie alla buona volontà di tantissime persone, italiani ma anche argentini stessi. Nel tempo, dimmi. Ricordiamo naturalmente che però le vostre attività si rivolgono anche alla realtà italiana, perché siete impegnati anche su questo fronte. Assolutamente sì, infatti il Latino America è quello che, diciamo, è stato l'inizio. Oggi continuando sempre lì in quelle zone, poi proseguendo anche andando verso il nord, verso l'Uruguay, verso il Paraguay, a oggi, ecco, dopo 10 anni ci siamo resi conto che le stesse situazioni che vedevamo e che abbiamo vissuto in quelle zone, in paesi che 10 anni fa ancora chiamavamo del terzo mondo, oggi le abbiamo ritrovate anche in Italia, per cui sono già 2 anni, due quasi 3 anni che noi svolgiamo lo stesso aiuto, portiamo gli stessi soccorsi a popolazioni, quindi a bambini italiani. Questo soprattutto oggi lo stiamo facendo in Sicilia, una regione molto complessa, se vogliamo, che anche da pochi giorni è stato teatro di una delle più grandi stragi della nostra storia, e quindi siamo impegnati in questo. Ecco, infatti Giovanni, quello che è accaduto nei giorni scorsi credo che abbia, che debba perlomeno indurci ad una riflessione. Voi che vi occupate di supporto ai disagiati, sostanzialmente a coloro che praticamente non hanno di che vivere, qual è il vostro punto di vista rispetto all'enorme tragedia che è accaduta e che ha visto morire 900 persone prima e 200 dopo, il giorno dopo praticamente? Il nostro punto di vista è un punto di vista molto semplice e umile, se vuoi, perché la nostra è una piccola organizzazione, quindi io posso, ti porto il mio parere, che è quello di una persona che conosce relativamente bene, diciamo, il territorio siciliano, ma che conosce, diciamo, abbastanza bene alcune dinamiche internazionali. Però ti do una risposta, diciamo, il più semplice possibile, perché poi penso che alla fine il discorso non sia troppo complesso come vogliono farci credere in moltissimi. L'altro giorno, proprio ascoltando la televisione, i programmi serali di politica, cioè, mi veniva da ridere, come mi sta avvenendo spesso negli ultimi anni quando ascolto questo tipo di programmi, ovvero che si gira molto intorno alla questione senza mai dire chiaramente e apertamente che questo è un problema che né all'Italia né tantomeno all'Europa interessa. Perché dico questo?
Dico questo perché non si affronta mai il problema direttamente, ci si gira solamente intorno per raccontare agli spettatori, alle persone che guardano e che ascoltano, che il problema è gigante, che è più grande di noi, che non ci sono mai fondi, quando in realtà sostanzialmente il problema si riduce al fatto che siamo direttamente il nostro Stato e gli altri Stati europei, insieme a complicità di Stati Uniti e molti altri paesi, che in realtà hanno da sempre sfruttato le risorse di questi paesi, per cui siamo stati noi che siamo causa dei problemi che loro vivono nel loro territorio, per lo sfruttamento delle risorse, per lo sfruttamento ambientale, per aver instaurato dei governi corrotti che ci facilitavano alcune operazioni economiche e di commercio, per cui questa gente è costretta a scappare dal proprio territorio con la speranza di venire in un paese che li accoglie. In realtà siamo proprio noi che li abbiamo messi in quelle condizioni, per cui la cosa più semplice che ci sarebbe da fare sarebbe di smettere di trattare quei paesi come abbiamo fatto fino a ieri e iniziare invece una nuova era. Ecco, ma questo è un discorso molto utopistico, molto irreale, però quello che a me infastidisce è il continuare ad ascoltare le menzogne da parte dei nostri politici, prima di tutto, con la complicità di giornalisti e di tutto il sistema. Giovanni, io condivido quello che dici, perché non si può non condividere, ma come te, da spettatore, mi sono sentito da un po' di giorni girovagare i discorsi sulla necessità, decisione di distruggere i mezzi che utilizzano i migranti per raggiungere il nostro territorio. Sembra che tutta la faccenda sia focalizzata su questa storia qui. E quindi praticamente lo spettatore si chiede: ma vanno distrutti o non vanno distrutti questi barconi che utilizzano i venditori di vite umane per fare queste operazioni? Ma in realtà, come dicevi giustamente, è un problema, un falso problema. Tu credi che su questa storia ci siano interessi economici di tutti tranne che dei migranti? Questo assolutamente sì, convengo con la tua affermazione, ma mi pare veramente assurdo anche commentare quanto è stato affermato, che tu mi dici che andrebbero fermati i barconi. Se c'è una speculazione economica, credo di sì, ho ascoltato che le cifre economiche su questo traffico sono enormi, ma io penso che prima di tutto ci sia la mancata volontà di contrastare queste organizzazioni criminali, che non hanno in mano non solamente questo affare, ma moltissimi altri: droghe, appalti, sono organizzazioni criminali, e noi in Italia le conosciamo benissimo perché ne abbiamo diverse, è proprio la nostra non volontà di contrastare prima di tutto queste organizzazioni criminali, perché basterebbe farlo lì nei loro territori per risolvere il problema. Mi pare anche io ho ascoltato come te vari svariati minuti, se non ore, di giornalisti e politici che scambiavano commenti sul fatto se fermare o no questi barconi, ma sostanzialmente è assurdo anche solamente mettersi a parlare di questo. Poi io che risposta ti posso dare per il lavoro che faccio? La nostra organizzazione offre assistenza e aiuto, per cui se c'è qualcuno in mare che ha bisogno è chiaro che va accolto, mi sembra anche fuori logica solamente questa affermazione, ma sostanzialmente andrebbe fatto un lavoro lì in loco e fermare questa organizzazione criminale, aprire degli sportelli di assistenza, insomma andrebbe stravolta completamente questa operazione, e bisognerebbe soprattutto parlare di altro, di altri problemi. Cioè rendere libero l'accesso, insomma, selezionare la gente che vuol venire, che ha bisogno di venire in Europa attraverso un percorso libero con strutture presenti sul territorio, senza che, e così credo sia la maniera più facile per debellare questo traffico. Bisognerebbe soltanto entrare in contatto con chi
pensa di governare questi territori, o comunque attraverso l'aiuto di interventi internazionali, e quindi stabilire questo collegamento privo di ogni logica di interesse. E magari risparmieremo anche, perché i soldi che ci vengono dati dalla Comunità Europea, e sono tanti per ogni singolo migrante, non credo vengano spesi tutti, quindi verrebbero spesi ancora di meno, e credo di poter dire che questo denaro non so se va nelle casse dello Stato o nelle casse di alcuni che dicono di rappresentarlo. Questo sono pienamente d'accordo. Ma verrebbe anche da pensare, Giovanni, che questo problema dell'immigrazione, ne discutiamo con te perché, ripeto, la vostra è un'organizzazione che sì. Onlus, che si occupa proprio di dare supporto a chi è in estrema difficoltà. Voi agite sì. su territori dove proprio le condizioni di vita sono disastrose, manca l'acqua, manca il cibo, per prendere l'acqua bisogna percorrere chilometri e chilometri a piedi, magari sì. partire al mattino prestissimo e tornare nella tarda mattinata, quando non all'ora di pranzo. Insomma, parliamo di realtà per noi inimmaginabili. Estreme, certo. Sì, estreme, inimmaginabili, che però nel 2015 ancora esistono. Per cui bisogna anche pensare che probabilmente tutto questo discutere in termini riduttivi e semplicistici di problemi di questo tipo serve anche a dislocare l'attenzione. Come tu giustamente dicevi, sono coinvolte organizzazioni criminali che speculano sulla vita degli esseri umani. Non è retorica, è un dato di fatto questo, perché ognuno certo. di loro, per spostarsi, sborsa un bel po' di quattrini, un bel po' di soldi. È chiaro che è più semplice avere a che fare con un governo non istituzionale, che non è legato a vincoli legali, giuridici, eccetera, piuttosto che a un governo stabilito e lineare, con un ordinamento giuridico preciso da osservare. Ecco perché probabilmente, ti chiedo un'opinione in questo senso, probabilmente in quei paesi che oggi vedono il maggior numero di profughi, quei governi esistenti sono stati praticamente fatti cadere, demoliti, distrutti sì. per non avere un interlocutore ufficiale. Pensi che possa essere un motivo? Penso che possa essere un motivo, sì. Non penso che il motivo principale sia quello lì del discorso dei migranti. Questo penso esatto. che il problema, diciamo, il motivo, i motivi siano ben più grandi, sì, siano ben più grandi, che partano da lontano. Ora, su questo ci sono moltissime teorie, quindi io non voglio addentrarmi, diciamo, o improvvisando quelli che potrebbero essere i problemi, diciamo, o la strategia, i motivi per il quale siano stati fatti cadere questi governi. Però sicuramente quello che stiamo vedendo oggi è che quanto è stato fatto in Libia, per esempio, all'Italia non ha giovato affatto. Penso che noi siamo stati comunque succubi di una volontà, in questo caso, che ci è stata imposta da Stati Uniti e Francia. Di questo sono convinto, e penso che l'Italia ci ha dato ancora una volta dimostrazione che non ha voce in capitolo in niente. Quindi questa per noi è una situazione, è un periodo molto, molto critico. Io sinceramente sto aspettando un po' di tempo per vedere se gli italiani, diciamo, si sveglino e si rendono conto finalmente che politico dopo politico, quest'ultimo Renzi, non, diciamo, ci ha continuato a promettere, a raccontarci delle favole, per poi, insomma, far passare solamente del tempo e farci vivere solamente in questa condizione, quindi di crisi perenne che non si risolverà mai finché non ci sarà un grossissimo cambio. Io penso che ammiro moltissimo, io ho moltissimi ragazzi del nuovo partito del 5 Stelle, però ho la sensazione che ci sia stato dato un contentino
con questo grande successo di questo partito, però che non è stato fatto vincere appositamente, perché io sono convinto che alle elezioni e le prime del tempo 5 Stelle aveva stravinto, però io credo che le lobby attuali, le grandi lobby che ancora padroneggiano in Italia, stanno ancora controllando con il loro potere una strategia per andare avanti con gli anni, per far stare buoni gli italiani, che adesso c'è questo nuovo partito che prima o poi risolverà qualche cosa, ma che in realtà non ci sarà assolutamente nessun cambiamento. Beh, diciamo pure, Giovanni, che se il cambiamento non parte da ognuno di noi è difficile che si possa realizzare. Probabilmente è necessario che, come dico sempre, il popolo si decida a diventare cittadino. Cioè, evidentemente sì. È necessario, no, che ci sia proprio una presa di coscienza collettiva. E forse voi, con la vostra attività, tentate di dare dei segnali. Io invito tutti i nostri ascoltatori a visitare la vostra pagina. Vuoi dare tu l'indirizzo, Giovanni? Assolutamente, la nostra pagina è www.funimainternational.org, che è il nome della nostra organizzazione, dove all'interno potete trovare i nostri progetti e anche le nostre battaglie, temi di cui abbiamo parlato anche adesso, dove noi proviamo a sensibilizzare l'opinione pubblica portando a conoscenza di alcune tematiche, invitando alcuni personaggi secondo noi di rilievo che possono, diciamo, aprire gli occhi alle persone su alcuni temi fondamentali. Ecco, perlomeno provare ad invitarli a fare una riflessione un po' diversa. Certo. Ricordiamo che la vostra è un'azione di volontariato sostanzialmente, non siete retribuiti per il tempo e le energie, che sono tantissime e che impiegate per questo tipo di attività, per cui è possibile sostenere il vostro impegno attraverso il 5 per 1000. Vuoi dare delle indicazioni, Giovanni, su come fare per devolvere il 5 per 1000 e poi sarebbe anche opportuno informare i nostri ascoltatori sul conto corrente per delle donazioni? Assolutamente, il 5 per 1000 è uno strumento fondamentale, importantissimo, e che negli ultimi anni lo è diventato sempre di più. Sostanzialmente tutte le persone che in questo periodo stanno compilando la loro dichiarazione dei redditi, quindi con il modello 730 per chi invece compila il CUD o il modello unico, basta semplicemente sulla voce dedicato all'appoggio alle organizzazioni di volontariato inserire la propria firma e il nostro codice fiscale. Il nostro codice fiscale, lo ripeto per chi non lo conosce, anche se nel sito internet lo potete assolutamente trovare, è 900 38 99 0447. Questo è il nostro codice fiscale da inserire in quel riquadro, dove altrimenti questa quota, che è il 5 per 1000 della vostra dichiarazione dei redditi, andrà comunque devoluta allo Stato. Quindi è un'iniziativa assolutamente a costo zero. A costo zero per chi compila la dichiarazione dei redditi. Ma per voi per noi mentale. Assolutamente sì, guarda, io anzi approfitto pure per ringraziare chi ci ascolta, che sicuramente negli anni ha contribuito anche a appoggiarci in questa iniziativa, ma solamente lo scorso anno, quindi l'incasso del 2014 è stato di più di 17.000 euro, quindi puoi capire che sì, è diciamo piccolo l'incasso che ci viene da ogni persona che compila la propria dichiarazione, però se lo facciamo in molti, vedi che la cifra comunque è molto alta per un'associazione come la nostra, che lavora sia in paesi terzi ma anche in Italia, totalmente con forze volontarie, come tu hai appena detto. È una cifra comunque molto alta, che ci permette di realizzare tutto quello che riusciamo a fare in un anno, per cui questa è una delle iniziative, sicuramente probabilmente l'iniziativa più importante, dove noi puntiamo molto per farci dare una mano da gente di buona volontà che vuole fare qualcosa. Quindi io invito tutti quanti quelli che ci ascoltano ad aiutarci con questa forma. Chi non lo compila direttamente può rivolgersi, diciamo, al CAF o al proprio commercialista e darci una mano in questo.
Certo, perché qualcheduno qualche tempo fa disse: avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, ero nudo e mi hai vestito. Quindi sì, questo è un dovere che ogni essere umano ha nei confronti di un altro essere umano, a prescindere da ogni tipo di situazione, cittadinanza, nazionalità. Abbiamo tanto, quindi è anche il caso di dare sostenendo la Funima, e mi permetto di dire, Giovanni, scusami, ma credo sia doveroso, pure, certo, sostenere tutti coloro che quotidianamente si impegnano per alleviare le sofferenze di chi, per colpa nostra, dobbiamo dirlo, vive in condizioni di disagio. Viviamo in un'epoca di consumismo sfrenato, di globalizzazione, tutti vogliamo tutto, ma non ci mettiamo nei panni di chi ha niente. Per cui diamo da mangiare, diamo da bere e vestiamo chi non ha abiti. Ringraziamo Giovanni, buon Giovanni. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao Giovanni e buon lavoro. Ciao anche a voi. Ti prego, ridai un attimo l'indirizzo del sito Funima. Il nostro indirizzo è www.funimainternational.org. Perfetto, visitate questo sito, rendetevi conto di quello che è l'impegno quotidiano di questi volontari, che non guadagnano assolutamente nulla, ma che anzi mettono a disposizione tempo ed energia, e ricordatevi quello che è stato detto da qualcheduno qualche tempo fa. Grazie Giovanni, buon Giovanni, buon lavoro naturalmente a te e a grazie tutti mille coloro che con te collaborano. Anche e a voi. Presto. Ciao, arrivederci, ciao. Ciao. Ciao Giovanni. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Rosario, Bonella, ho la sensazione che non sia online con noi. Oggi no, l'ho sentito abbastanza. No, stanco. Bonella è online. Non so se è vicino al computer. Non penso. Oggi l'ho sentito abbastanza stanco, Bonella. Va bene. Allora, no, comunque vi saluto, ci siamo. Ah, c'è Bonella. Massimo, mi è venuta un'idea. Te la posso trasferire? Sì, perché se è costruttiva, volentieri. Ecco, sì, è un'idea? Costruttiva. Sì, è costruttiva. Perché non fai tu un sindacato all'interno della tua azienda? Guarda, no comment, mi astengo da ogni commento in merito. Senti Massimo, abbiamo qualche notizia dell'ultimo minuto o ci vogliamo salutare? No, ci salutiamo alle 22, niente, per gli ascoltatori che hanno sentito questa cosa, cioè, si domanderanno che cosa vuol dire, che noi freelance, per poi mantenere le nostre testate, dobbiamo fare anche delle altre cose, ecco perché, ecco a cosa si riferiva Ugo Lombardi. Ci sono tante altre situazioni purtroppo al di là delle nostre trasmissioni del mercoledì. Vedi Antonella, il mondo dello spettacolo, diciamo, ti offre anche, come si può dire, degli inserimenti, ci puoi guadagnare sponsorizzazioni, feste in discoteca, feste di qua di là, serate varie, trasmissioni eccetera, no? Il mondo giornalistico, per quanto tu fai un servizio pubblico alla gente, dai delle informazioni, ti prendi le responsabilità eccetera, no? E di fatto non riesci a viverci con quello, non ci puoi guadagnare nulla, no? E quindi devi fare altro, anzi ci spendi perché ci sono vari pagamenti, tra il rinnovo dell'ordine, tra gli spostamenti con la macchina e quindi la benzina, le autostrade che sono care, ingastite per andare a fare i servizi, ecco che tutto questo ha un costo non da poco. E quindi questo purtroppo è un settore, mi riferisco soprattutto ai freelance, non chi è assunto su testate nazionali, non so, Rai o l'altra privata di Milano, Mediaset eccetera, che allora è tutto un altro discorso, ma noi che siamo freelance siamo costretti a fare altre cose per poi finanziare un discorso di questo tipo, di all news, di testata all news. E quindi quando fai delle altre cose per forza, perché altrimenti appunto non riesci a vivere con il lavoro giornalistico, ne puoi vedere un po' di tutti i colori. 19:42, ragazzi, cosa ne dite se andiamo a cena, che penso che per oggi basti, avanti. Va bene Massimo, non vogliamo sapere oggi che scarpe hai, se hai le scarpe, le papucce o le pantofole, non fa niente, rimarremo con questo dubbio fino a mercoledì prossimo. Intanto
Guarda, quando io sono in trasmissione, che sia alla radio o alla televisione, ho sempre un comportamento, diciamo, composto, un comportamento elegante, un abbigliamento elegante e basta, insomma. Cosa, ma noi siamo come San Tommaso, se non vediamo non crediamo, quindi. Siamo alla radio e non si vede. Tu ciaccoli, ma qui va bene, allora sappiamo, non farlo Bonella. Adesso hai visto, a parte che c'ho questo cartello di Skype, ecco qua. Oh, guarda, guardalo qua, cioè, certo, no. Che Bonella, cioè, guarda, pitti uomo ti fa un baffo. Guarda, alla fine della trasmissione Spazio Aperto gli ascoltatori hanno sempre una curiosità, perché non si sa mai cosa succede, queste domande strane, poi mi fa venire in mente, vai a toccare alcune cose che mi fanno scaturire delle risposte un po', no, poi alla fin fine anche non tanto diplomatiche come all'inizio di questa conversazione, non all'inizio della trasmissione. Ugo Lombardi, cosa dici tu? Vedo lì hai un bel compito a sopportare questa Antonella Intranò, che vuol sapere uno anche che scarpe ha. Sempre ogni settimana viene fuori sempre con queste scarpe. Massimo, io lo risolto. Non ne può fregare di meno delle scarpe. Sono eleganti, scarpe eleganti, ovviamente, basta. Prego, Ugo. Il problema l'ho risolto, le faccio sentire l'odore dei calzini. No, dei calzini no. Allora, i calzini di Ugo sono armi chimiche, equiparabili a quelle interdette dall'occhio. Bene. Ci ammazza. Va bene. Allora, Rosario, credo sia arrivato fino a qui. Bonella. Quindi, piuttosto che chiedere a lui come fa a sopportare me, dovresti fare la domanda inversa, perché io convivo col calzino. Ma io di solito, vero Rosario, di solito sono le femmine che scelgono il maschio, non il maschio che sceglie la femmina, no? Allora Antonella, cioè, di cosa ti lamenti? Non ho capito. Vabbè, voi aprite la ruota e poi chiudete. Quando la chiudete la ruota è un dramma. Massimo, quando sono stato scelto ero a piedi nudi. Nel parco. No, ragazzi, gusti e gusti. Io normalmente mi presento con una ragazza, cioè mi presento, cioè, un po' elegante, composto, con un attimo di quel che si dice, con tutti i sentimenti. E probabilmente, Ugo, vedi, mi dai conferma che ho sempre sbagliato, cioè ci vuole qualche altro sistema un po' meno composto, Vedi, quindi Bonella sta confermando quello che dico io, cioè che il calzino è micidiale. Bonella, è tardissimo, tu devi andare a fare la pappa, Rosario anche. Allora, ringraziamo Rosario Moreno per la regia da Treviso. Grazie Rosario Moreno. Prego, un saluto a tutti quanti. No, perché dopo questa discussione è passata la fame, capite? Quindi... Ecco, ovviamente, il potere evocativo del calzino è micidiale. Sì. Ragazzi, bei gusti avete, caspita. Salutiamo Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV.net. Guarda, sì, come hai capito. Però mi hai lasciato con questa riflessione, cioè veramente io pensavo qualche anno fa di essermi stupito, cioè proprio veramente ho detto qua c'è il top, perché ne ho vista di tutti i colori, una in particolar modo di situazione che mi ha veramente lasciato, ma veramente, cioè, non c'è mai fine, non ho capito niente, che ha tutto slittato. Non c'è mai alloggio. E infatti, vedi, esattamente, adesso guarda, l'ultima che ho visto sarà stato circa tre anni fa, anche quattro. Adesso questa è l'ultima proprio, che vi piacciono gli uomini con i calzini addirittura intestati. Povero Rosario, pensa che l'odore mi è arrivato anche qui. Ugo, cioè, ma insomma, io non posso crederci. Tu sai che giusto per dire una cosa in più, tu sai che la impregnazione acida delle ghiandole del piede, tanto c'è, rispetta il rapporto che ognuno di noi ha con la donna da cui viene scelto. Ma che discorso è? Sicuramente in questo caso è necessario che ci sia quella secrezione. Cioè, arriviamo al pH. Va bene, va bene. È meglio chiuderla qui, ragazzi. Sì. Questa sera sta prendendo una brutta piega. Ragazzi, sì, sì. Magari la continuiamo in privato. Ragazzi, siete su Spazio Aperto, non siete su quei network nazionali che sentite di tutto e di più. Cioè,
qui c'è Saiuz, ragazzi, ma che dite? Non ho capito, eh. Mamma mia. Bene. Tutti i nostri ascoltatori, Bonella, chiudiamola qui da Miretta. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori. Diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18.30, sempre su Saiuz Web Network, nella speranza che non ci siano altri problemi tecnici. Grazie a tutti, a mercoledì prossimo. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao a tutti quanti. Saluti da Venezia. Un saluto particolare a Antonella Intronor con tutte queste verità delle femmine che fa emergere sotto i riflettori. Alle 22. Ciao. Ciao, ciao.